Dottor sì. Scarpa? Ciao, nuovo Oddio, abbonato. Dottor Scarpa, ma che è successo? Campioni del cuore, che bello sarà. Ma che cosa? No, non canti, sono un po' preoccupato. Cos'è successo? Alopecia, che è? È bello questo nuovo look, eh? Ma è un look, ma lei è un demente, scusi, oh, eh? Oh, nuovo abbonato, tu non ci crederai. Ma abbonandoti con noi oggi, sì? Vai sul sito, scarichi il programma e dopo pochi secondi comincia a perdere i capelli a ciuffi. È bello! Poi? E dopo solo mezz'ora diventi come Ciccio Graziani. Oh! Ciccio, Ciccio, Ciccio Gol! Ciccio, Ciccio, Ciccio Gol! Pensa che bello, nuovo abbonato. Ma cosa? Vieni qui, vieni qui. Ma perché? Stupisci i tuoi amici col tuo collo nuovo di dimensioni abnormi e tramortiscili subito dopo con uno dei suoi mitici colpi di testa. Così, certo. E in più, sì? Solo da oggi, con un semplice clic, sì? Il tuo cervello dimenticherà tutto. Tutto come, cosa? Come quello di Ciccio Graziani, tutto. Quindi. Esatto, tutto il superfluo, le cose inutili della vita, tipo? Inutili orpelli come gli studi, ah. Le regole della convivenza civile, ah. E chi se ne frega più della convivenza civile? In effetti. La cura dei figli. Ah, dimentichiamo tutto. Orpelli, no? Via tutti questi inutili orpelli e diamo spazio ai tre ricordi clou della vita di Ciccio Graziani. Che sarebbero, scusi, ho paura io. Quali sarebbero? No, scusi, si vuol calmare, dottor Scarpa. Cos'è, un'esultanza? Dottor Scarpa, cosa ricorda? Questi sono i tre momenti clou. Pensa che bello. Che cosa? Sì. Rivedrai a rullo, sì? I tre momenti fondamentali. Ma quali sono? Lo scudetto del Torino nel 76. Ah, il gol contro il Camerun nell'82. Sì, l'infortunio in finale, anche se per quello. Le scoregge di Gullo per festeggiare la promozione del Cerri in Serie G. Ma come ricorda solo queste tre cose a rullo? Tutti come vita. Ciccio Graziani, campioni del cuore. Che bel mondo sarebbe, eh? E se vieni con noi, sì? Girandoti indietro, sì? Vedrai il tuo futuro, certo. Come Graziani, certo. Certo. Sì, e subito dietro la camionetta della Guardia di Finanza. Mi verranno a prendere prima o poi. Nuovo abbonato. Ah, sì. Oggi potrai avere gratis, e solo per oggi, anche un videofonino. Fotocamera integrata. Sì, vabbè, polifonia, sì, vabbè. Mille piedi. Anal pissing, pioggia dorata sul vecchio palazzo. Cosa stavo dicendo? Lui è il solito vinoso. Dai, poverino, lo vogliamo lasciare in pace. Lasciamo stare i vecchi abbonati. Un po' di rispetto. Che cosa c'è? Dottor Scarpa, cos'è? Come si fa a rispettare un vecchio abbonato? Ma perché? Scusi, un essere che per avere un videotelefonino del cosa cavolo, non solo ha pagato somme pazzesche, ma si è anche dovuto sottoporre ad umiliazioni di carattere sessuale. No, ma cosa? Cosa sta dicendo? Delle scusi? Quali io preferirei gentilmente non parlare perché sono un gentiluomo. È stato lei, scusi. Ma le ha inflitte queste, scusi? Ma stiamo scherzando? Argomento. E anche perché. Perché? Un'immagine vale più di mille parole, cioè? Per allora? Cui corri sul sito www.umiliazionivecchioabbonato.com. Ma no, ma c'è un sito? Finalmente lo spettacolo di un vecchio abbonato, sì? Chiuso in un recinto di un antico zoo di Berlino Est, alle prese con un tenero cocker, vabbè. E con due robusti gnu dalla sessualità complessa e complicata. Ciao, fai nasi. Ma che nasi.